Martedì 30 aprile si festeggia San Pio V Papa e San Mariano. Oggi è la giornata mondiale del jazz. Il proverbio del giorno è: aprile suol essere cattivo da principio o al fine. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, Urano nel segno che lancia strali alla luna in Capricorno, non renderà certamente serena la giornata. Se solo vi limitaste un po' di più, moderate quel piglio che vi fa somigliare ad un caporale. In fondo siete buoni, come un pezzo di pane. Toro, con Marte e Venere nel segno, in trigono la luna in Capricorno, la giornata sarà fertile di proposte e opportunità da cogliere senza indugio. Sarete molto apprezzati tra gli amici per il vostro piglio e la disinvoltura. Organizzate un'uscita. Gemelli, con Giove positivo avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Buttatevi, dovreste prendere la vita con maggiore leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno. Cancro, non confidate le vostre questioni personali, anche il più fidato degli amici potrebbe, pur non volendolo, farsi sfuggire un particolare. In questo modo rischiereste di ritrovarvi in una situazione imbarazzante e particolarmente spiacevole. Leone, avete finalmente compreso che se volete creare un clima di pace e di armonia, dovete cominciare col realizzare queste qualità dentro di voi. Dunque, siate più attenti alle esigenze di chi vi sta accanto e date una mano a chi ne ha bisogno. Vergine, spenderete più di quello che avevate immaginato per una vacanza tanto desiderata, ma non ve la prendete. Vi meritate questa gratificazione. Nella vostra vita lasciate più spazio e più tempo ad amici che hanno dimostrato di essere leali e fidati. Bilancia, cercate di comprendere quali sono i vostri desideri più autentici, dopodiché approntate una strategia che vi consenta di metterli in pratica e stabilite intorno a voi un clima di serenità capace di farvi sentire in sintonia con gli altri. Scorpione, chi pensavate lontano da voi si rivelerà invece in sintonia con i vostri pensieri e si farà in quattro per aiutarvi a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, col saper tacere. Sagittario, lasciatevi andare ai cambiamenti, non ne abbiate paura, non ascoltate il parere di chi non condivide le vostre idee e vorrebbe tarparvi le ali. Mantenete la calma di fronte alle richieste eccessive di un familiare e procedete per la vostra strada. Capricorno, la luna si congiunge con Plutone creando aspetti positivi con Venere, Marte e Saturno, ma si accapiglia con Urano. Passerete dalle parole ai fatti. Renderete le vostre giornate meno convulse selezionando gli impegni e rinviando quelli meno urgenti. Acquario, se sentite il bisogno di apportare dei cambiamenti nella vostra vita, come vuole Urano amico, rompete quei freni che sembrano soffocarvi. Non lasciatevi condizionare dalle aspettative altrui e ricordate che la vita è solo e soltanto vostra. Pesci, se tenderete a lamentarvi un po' troppo spesso, fermatevi a riflettere sulla vostra effettiva situazione. Capirete che potrete accontentarvi. Fatevi promotori con l'aiuto di Nettuno nel segno di iniziative umanitarie o dedicatevi al volontariato.